Bene, cari amici, ben ritrovati. Ancora un buon venerdì, il nostro video della settimana, il CD della settimana e un CD che potrete vincere tramite il nostro giveaway. Come fare? Beh, molto semplice: iscriversi al canale, lasciare un mi piace, lasciare un commento, cliccare sulla campanellina e verrete estratti per ricevere direttamente a casa vostra un CD nuovo, ancora chiuso, in celofanato, solo per voi. Allora, il CD della settimana, intanto appoggio qui il CD che fra poco potrete vincere, se lo propone Urania Records. Qui, come di consueto, la nostra cover. Qualcuno avrà visto i nostri banner nello scorso mese di marzo. È stata l'etichetta che abbiamo ospitato con grande piacere. Urania Records, fondata da Noemi Manzoni, che salutiamo. Una bellissima realtà, un'etichetta indipendente con un catalogo molto vario e devo dire anche piuttosto vasto, con delle scelte di grande qualità verso gli interpreti e verso il repertorio. Di cosa parliamo quest'oggi? Beh, parliamo delle famosissime, iperincise, suite per violoncello solo di Bach. Vedete qui appunto il disco con la violoncellista, anche la violoncellista è Marianne Dumas. Beh, qui il progetto è davvero particolare, esistono tante incisioni delle suite per violoncello solo di Bach, questa è, credo, molto interessante e anche un po' diversa dalle solite. Per capire meglio il progetto bisogna leggere il libretto, che devo dire in maniera molto intelligente è realizzato attraverso un'intervista a Marianne che spiega come la sua ricerca su questi lavori molto noti, lavori che lo ricordiamo scritti fra il 1717 e il 1723, presumibilmente per uno dei violoncellisti che lavoravano alla corte di Köthen, una ricerca organologica sull'archetto, sul modo di impugnare l'archetto, sulle corde. Con una ricerca prima di tutto di carattere organologico e poi anche filologico interpretativo. Infatti, il sottotitolo del disco è Rediscovering the Baroque Technique. Adesso non possiamo entrare troppo nel dettaglio per non, diciamo, così annoiare anche i non esperti, ma certamente queste sei suite per violoncello solo di Bach rappresentano ancora oggi un universo. È vero, sì, molto noto, ma forse anche in parte da riscoprire. Non è un caso che Sigismund Kojken abbia, ad esempio, inciso queste suite con il violoncello da spalla, uno strumento davvero unico nel suo genere. Addirittura alcune ricerche pare che attribuiscano a questo strumento la reale destinazione di questi lavori. Rimanendo sul violoncello, un violoncello che qui viene alternato, abbiamo un classico violoncello, classico ovviamente per modo di dire, un violoncello a quattro corde, costruito da Daniel Koenig di Lipsia, e un violoncello a cinque corde, invece, costruito da Johannes Lüscher di Colonia, con un arco barocco di Hans Reiners. Beh, le motivazioni estetiche, organologiche e filologiche vengono appunto esplicate bene da Marianne Dumas, cognome importante peraltro il suo sicuramente, nel libretto e all'ascolto è una esecuzione molto ben fatta di queste sei suite. Una delle, possiamo dire, best five, una delle migliori 5, una delle migliori 10, sicuramente da ascoltare in due dischi, queste sei suite per violoncello solo di Bach, che forse vi giungeranno anche nuove per una scelta dei tempi, per una scelta dell'articolazione e delle sonorità impiegate da Marianne Dumas. Urania Records lo propone, questo doppio CD, che è il nostro CD della settimana, non potevamo non segnalarvelo. Arrivando invece al nostro CD da vincere, questa volta in collaborazione con Sony Classical, che torna a collaborare appunto con noi, Donizetti Symphonies. Beh, anche qui devo dire una bella rarità, come di consueto. Qui la cover la potete vedere. Orchestra del Teatro di San Carlo di Napoli, Diego Dini Ciacci. Questo è il secondo volume di un progetto dedicato a riscoprire tutto quel repertorio strumentale ottocentesco che è andato un po' dimenticato nel corso di questi anni in favore dell'opera. Donizetti, chiaramente un nome che noi associamo subito al mondo operistico e che però qua possiamo riscoprire in un genere puramente strumentale che non a caso proprio in questo periodo al di là delle Alpi si affermerà come genere dominante. Parliamo ovviamente delle sinfonie, ma ricordiamo che Donizetti scrisse anche dei bellissimi quartetti. E qui noi abbiamo diverse sinfonie. Sinfonie che portano anche dei titoli,
Sinfonia in memoria di Bellini, Sinfonia in morte di Antonio Capuzzi, Sinfonia concertata in Re maggiore, prime registrazioni mondiali da non perdere. Questo è il CD che potete vincere questa settimana. Iscrivetevi al canale, lasciate un commento, cliccate la campanellina, appunto, e rimanete in contatto con noi per poter vincere questo disco. È tutto da Gabriele Formenti, ancora buon venerdì, buon fine settimana a tutti voi. L'appuntamento è per venerdì prossimo, per il nuovo CD della settimana, per un nuovo giveaway, ma ci saranno probabilmente anche altri video, perché ho ad esempio in progetto un breve video sul clavicembalo ben temperato di Bach. Tenteremo di fare una classifica delle più belle interpretazioni perché è recentemente uscito il nuovo disco di Céline Frisch, la cembalista francese, che per Alfa ha completato la sua versione del clavicembalo ben temperato, una edizione da non mancare. Un saluto da parte di Gabriele Formenti.